uno sciopero generale in tutto il paese, 30 manifestazioni, la presenza di tutte le categorie del pubblico e del privato, dati d'adesione che sono i primi che arrivano, che sono forti, e tutto questo con tutti contro. Un boicottaggio sistematico, scientifico, di tutte le televisioni, di tutti gli organi di stampa, di tutte le agenzie, di tutti quei giornalacci schifosi che percepiscono casta anche loro, fondi pubblici, e che funzionano solo per gli interessi della casta. Questo sciopero, di questo sciopero dobbiamo andare orgogliosi, di questo sciopero rispondiamo solo noi, perché non abbiamo avuto nessun aiutino, noi non gestiamo come la casta sindacale i fondi pensione, noi non gestiamo le prebende di cui parlava Leonardi prima, le briciole che vengono date a tutta la nomenclatura di CGIL, CISL, UIL, dei cosiddetti autonomi che sono dentro con gli altri, che sono cinghiali di trasmissione delle correnti, dei faccendieri e delle correnti e dei faccendieri di partito. Noi non siamo qui per dire, come dire, abbiamo fatto una festa oppure abbiamo fatto una passeggiata. Noi siamo qui per il minimo sindacale, quello che qualunque organizzazione sindacale avrebbe dovuto fare di fronte all'abolizione dell'articolo 18. Milioni di lavoratori scesero in piazza con uno sciopero generale contro l'abolizione dell'articolo 18, non per una manifestazione di sabato come quella che farà domani la Camusso, non, come dire, per generare un preaccordo, così come non facciamo e non abbiamo fatto le assemblee solo per denunciare il blocco dei contratti che sono bloccati proprio grazie ai sindacati pronta firma, che firmano anche per bloccare i contratti. Nella scuola, nel pubblico impiego, dal 2006, bloccato sino al 2018, probabilmente sino al 2020. Contratti bloccati dentro delle gabbie, questi raccolgono le firme quando hanno già concordato il blocco. Il nemico peggiore è quello che marcia alla tua testa. Questo diceva Brecht, questo devono capire i lavoratori. Quelli che non ci rappresentano, ma che sono lì loro a decidere del futuro del paese, del futuro di giovani che grazie a loro, soprattutto a loro, non avranno pensione, non avranno sanità, vogliono farci fare la fine della Grecia. Voi lo sapete che in Grecia negli ultimi 2 anni si è più che triplicata la mortalità infantile. Cioè, voi sapete che cosa ha prodotto la Troica con il rispetto pedissequo di questi diktat del mondo della speculazione economica, e che cosa, come dire, dobbiamo accettare ancora? Beh, non basta, perché questo è un paese che ha un grande risparmio delle famiglie e dei lavoratori, pari al doppio del PIL. Bisogna rubare le case di chi è riuscito a comprarsele, bisogna fargliele mettere in svendita, bisogna che tengano a casa gli alunni, come dire, perché la scuola, ma tanto che ci vai a fare, abbiamo l'obbligo più basso dell'Unione Europea, oltre agli stipendi più bassi. Bisogna che si tengano a casa i figli fino a 50-60 anni, perché abbiamo la più alta disoccupazione giovanile europea. Bisogna, come dire, distruggere tutte le risorse, le riserve che con le lotte sono state strappate dall'autunno caldo del 69 ad oggi. Vogliono riportarci indietro, vogliono riportarci indietro alla miseria e alla schiavitù di chi potrà essere licenziato, non perché non si possa licenziare oggi, la buffonata, la barzelletta della impossibilità di licenziare, licenziamenti per giusta causa sono sempre stati possibili, vogliono la possibilità di licenziare per capriccio, vogliono la possibilità di metterti contro un muro, di ricattare la forza lavoro, di spedire i giovani, come dire, su 10.000 impianti diversi nel corso della vita.
vita per poi avere una pensione sociale, per poi non avere più la liquidazione, persino quella, PFR, busta paga, così ti freghiamo sulla tassazione, non solo non avrai più la liquidazione, ma anche quel PFR sarà di meno di quanto ti avremmo dato dopo. Cioè le inventano tutte. Che dire della scuola? Noi siamo in piazza per respingere al mittente il Job Act, siamo in piazza per dire esattamente che cos'è questo Job Act, del quale non si parla in modo approfondito, perché vengono rivisti anche altri articoli dello Statuto dei lavoratori, non solo viene abolito l'articolo 18, per esempio sarà possibile, se passa questo provvedimento, quella vergognosa videosorveglianza dei lavoratori ultravietata dal 1970 in Italia. Ma siamo qui anche contro il piano scuola di Renzi. Il piano scuola di Renzi non è che la fotocopia del disegno di legge di Valentina Aprea, responsabile scuola di Forza Italia. E che cos'è se non altro questo piano scuola che trasforma i consigli d'istituto in consigli d'amministrazione, dove i privati entrerebbero come committenza, soprattutto negli istituti tecnici e professionali, per gestire gli studenti come manodopera gratuita, 3 anni almeno di stage, ma senza il diritto di sciopero. 3 anni di stage, non a scuola, perché ciò che le critico dà fastidio. 3 anni di stage in una scuola che deve insegnarti la flessibilità, e questa flessibilità in una scuola privatizzata verrà insegnata direttamente dall'impresa, direttamente da pseudo insegnanti che, come se fossimo nelle scuole private, verranno acquisiti dagli enti gestori, dalle fondazioni. Ecco la logica. Una scuola pubblica che da una parte deve essere distrutta perché il sapere dà fastidio e dall'altra parte deve essere utile al business per creare generazioni, come dire, di gente prona, carponi, così come carponi dovrebbero diventare i docenti. Altro che libertà di insegnamento, altro che libertà di apprendimento. Di fronte a questo dirigente preside, padre, padrone, manager, che valuterà il personale docente ATA, che valuterà e creerà la sua squadra, Renzi usa una metafora calcistica, il dirigente sarà la sentinella, così è scritto testualmente in ogni scuola, la sentinella che nelle scuole si rispetti dei diktat della casta politica, la sentinella per gestire la scuola come fosse cosa sua. Verranno e verrebbero eliminate le titolarità di istituto, non si avrebbe più neanche la certezza di dove si insegna, si cade buttati in una rete di scuole su più comuni, su più quartieri e di anno in anno scelti o meno dal dirigente, il tutto per avere 60 euro in più al mese nella scuola superiore, 50 alle medie e 40 nella scuola primaria. Ma vergognatevi! Ma di quale scuola volete parlare? Della scuola dove 2 al massimo su 3 prenderebbero questa mancia e gli altri sarebbero invece indicati al pubblico ludibrio in delle liste pubbliche pubblicate sul web? E poi quando capita, come ovvio, che le classi vengono assegnate a quelli che non sono tra i migliori, che cosa dovrà dire la scuola? Beh, ci sono solo questi, dice, ma perché il mio figlio non poteva andare nella classe dei docenti di serie A? E beh, sapete, funziona così, solo 2 su 3 sono bravi, a priori, perché non conoscono la scuola, perché non sanno. Perché non sanno che le scuole di qualità ci sono già,
e tutto il personale, cominciando dai collaboratori scolastici di quelle scuole di periferia che devono affrontare da anni senza un euro, senza una lira prima, come dire, devono fare di tutto e di più. E allora lì quale sarà, come sarà il criterio? Chi verrà messo tra, come dire, quelli di serie B? Con quale logica, con quale criterio? Non conoscono la scuola, o meglio, la conoscono troppo bene, perché il sapere è il nemico del potere. L'Unicolpas è in piazza, l'Unicolpas continuerà a lottare, il sindacalismo di base deve trovare l'unità, deve indicare al mondo del lavoro la via dell'unità, a partire dalla base, a partire dai bisogni dei lavoratori, delle categorie, dai bisogni del sociale. Ma siamo, rivendichiamo il fatto di essere qui oggi, senza aver dato ascolto alle sirene di quelli infiltrati o di quelli sprovveduti che ti dicono sul posto di lavoro: no, ma bisogna aspettare, aspetta, scioperiamo quando scioperano tutti. Ma quando cazzo sciopererà mai la FIL? Ma quando sciopera la UIL? Ma di che organismo, di che sindacati state parlando? E quando lo farà mai lo sciopero la CGIL? Se non come ha fatto, e sto chiudendo, ai tempi della controriforma della Gelmini nella scuola. 8 miliardi e mezzo di tagli dopo i 2,5 tagliati da Prodi. Bene, furono capaci. CGIL, CISL, UIL, SNALS, CISL, eccetera, tutti i sindacati maggiormente rappresentativi assai della scuola. Quelli che restano rappresentativi solo perché a noi vengono vietate le assemblee in orario di servizio. Persino questo riuscirono a mettere lo sciopero il 30 di ottobre del 2008, esattamente per il giorno successivo all'approvazione definitiva dello sfascio premeditato della Gelmini. E adesso abbiamo Gelmini 2, la vendetta, con il piano Arrea, che è il piano Renzi, che va a distruggere la gestione della scuola, lo stato giuridico, la scuola di tutti. Grazie per essere qui.